Stanno, cari amici, serpeggiando delle cose al grande fratello Vip eh, per Nikita Pelison, nel senso che viene addirittura additata come strega. E eh, questa storia sta sfuggendo un attimino di mano per il grande fratello Vip, e naturalmente questo tipo di atteggiamento è visibile soltanto sul mondo web. Una vicenda di una tristezza davvero unica, se così vogliamo definirla, considerando il terribile lutto che in queste ore ha accompagnato alcuni vipponi all'interno della casa. Parliamo dell'addio del manager di Milena Miconi, cioè Alessandro Locascio. Ma in realtà, come ha spiegato la donna prima di abbandonare il reality, l'uomo era più amico che un collaboratore e per questo suo motivo, per questo suo dolore, è stato davvero forte, forte. Tuttavia, nonostante la tristezza che in queste ore alleggia ancora per la casa, c'è chi fuori ha pensato di fare dell'inutile polemica nei confronti di Nikita Pelison, accusata di essere stata, udite, udite. La causa della morte dell'agente. Un fatto vergognoso quanto infamante, mosso non di certo da un comico di professione, ma da utenti di Twitter che credono realmente a quello che hanno scritto. Ed ecco che si legge purtroppo, nel 2023, Colpa di Nikita. Analizzando analiticamente la faccenda, sembrerebbe che alcuni account Twitter stiano dando colpa della morte di Alessandro Locascio, agente dei VIP venuto a mancare prematuramente a 52 anni proprio ad una delle protagoniste del GF VIP 7. Il motivo? Niente di più stupido. Secondo questi utenti, Nikita porterebbe sfortuna. Potrebbe essere uno sbaglio anche parlarne, evitando quindi di dare risalto ad atteggiamenti di questo genere, ma sarebbe il caso e questa è opinione di molti che su episodi di questo genere si riuscisse a mantenere un contegno, quantomeno di fronte alla morte e al rispetto di chi soffre, anche perché, almeno secondo noi, questo atteggiamento non rientra nelle solite battute di black humor. Insomma, parlare di Yella ancora nel 2023, oltre a far ridere fa anche tenerezza per chi ci crede. In molti d'altro canto stanno dalla parte di Nikita e chiedono sia ai gestori dei social, sia alla produzione, di prendere le distanze da questi atteggiamenti e fare subito qualcosa. Quantomeno affrontare la situazione per cercare di chiuderla il prima possibile. Ma siamo sicuri che non si rischia di fare soltanto peggio?